Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. È la giornata delle piccole e medie imprese. Sono scese in piazza, stremate dalla politica economica dell'Italia. A Roma, in Piazza del Popolo, si attendevano 30.000 persone, sono arrivati invece 60.000. Dunque il doppio tra commercianti, artigiani, imprenditori, secondo le stime fornite dagli organizzatori. Senza impresa non c'è Italia, riprendiamoci il futuro, è lo slogan che hanno portato nella capitale, dando vita alla prima mobilitazione generale delle imprese, 5 associazioni che compongono Rete Imprese Italia, Casa Artigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. La complessa situazione politica, sostengono i promotori, sta oscurando il profondo disagio dell'economia reale. I dati che descrivono questo disagio non mancano. Negli ultimi 5 anni hanno chiuso circa 1.000 aziende, ogni giorno la ricchezza prodotta dal nostro paese è diminuita del 9%, la disoccupazione è raddoppiata passando dal 6,4% al 12,7% per un totale di 1,2 milioni di disoccupati in più, senza contare la pressione fiscale. L'appello della piazza è chiaro, è ora di dare una svolta concreta attuando quelle riforme assolutamente indispensabili per tornare a crescere. Dai politici nessuna traccia, anzi sì, gli unici a scendere in piazza con gli imprenditori e i lavoratori, il Movimento 5 Stelle, di tutti gli altri davvero nessuna traccia. Noi siamo veramente quelli che siamo accanto alle imprese, prima di tutto perché sappiamo che se si estende la base produttiva defiscalizzando in maniera forte almeno del 7-8% e non degli 0, si può rimettere il paese in piedi. Purtroppo però abbiamo contro anche Forza Italia, i nuovi di centrodestra, il PD, SEL, che è a favore del lavoro e non capisce che il vero lavoro sta proprio nelle piccole e medie imprese. Abbiamo fatto diverse cose, prima di tutto noi versiamo le nostre eccedenze proprio in un fondo in aiuto alle piccole e medie imprese che sono strozzate dal credit crunch. Abbiamo inoltre proposto almeno l'abolizione per adesso dell'IRAP alle aziende che hanno meno di 10 dipendenti, almeno per iniziare, perché questa economia asfittica le sta veramente soffocando. Noi abbiamo proposto un emendamento che è stato approvato perché le piccole imprese e le medie imprese che vantano un credito nei confronti della pubblica amministrazione possono finalmente compensare le cartelle esattoriali. Ci sembrava una cosa piuttosto logica, perché dal momento che io devo avere dei soldi, perché devo versarli? Ora aspettiamo con ansia, entro 90 giorni, l'emanazione del decreto attuativo in modo che questo si possa fare. Abbiamo inoltre presentato un emendamento che è stato accettato perché le imprese che prendono dei finanziamenti e poi delocalizzano debbano restituire. Che emozione! Facciamo sentire questa piazza! Avete lasciato le vostre imprese, vedo i vostri volti, vedo i vostri occhi, c'è l'orgoglio in voi, c'è l'orgoglio di essere qui oggi. Oggi è la giornata dell'orgoglio, l'orgoglio delle nostre associazioni, l'orgoglio degli imprenditori, degli artigiani, dei commercianti, delle imprenditrici. L'orgoglio di Rete Imprese Italia, che ha unito tutti e dà voce a questo vostro popolo, dà voce. Noi non abbiamo perso la speranza, abbiamo perso la pazienza, non siamo sereni, siamo incazzati. E la politica ci ha deluso. Nonostante tutto siamo qui per sostenere l'Italia. Non è che fino a ieri abbiamo scherzato, purtroppo non ci hanno sentito, ma oggi voi siete qui, non siete virtuali, non siete 40 mail, ma siete 40.000 persone in carne e ossa, e ci devono tenere in considerazione, perché alla fine, ve lo dico, mi si passi la parola, ma ci hanno rotto i coglioni. Noi eravamo a lavorare per la famiglia, per le figlie, per andare avanti, non per loro.
Ecco le cose come stanno, chiare, senza nessuna parentesi. L'unica certezza sono le tasse. L'unica certezza sono le tasse, bravo. E basta. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arezzo Acquesio torna puntuale tra un'ora.